Oggi a Novara per rassicurare il comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato che l'organico sarà rimpolpato, diciamo, quanto prima. Che cosa accadrà entro breve sul Piemonte? Ma abbiamo deciso di fare una cosa che in passato non veniva fatta. In passato il Corpo Forestale dello Stato, che ricordiamo è di 9.000 uomini, i forestali della Calabria non c'entrano niente con il Corpo Forestale dello Stato, era particolarmente smilzo al nord e particolarmente largo nelle sue dimensioni al sud. Abbiamo cominciato, tra l'altro, con un ministro siciliano, con me però che sono piemontese come suo sottosegretario, a cambiare questo indirizzo. Sui 91 nuovi agenti che verranno immessi in servizio ad agosto, 30, cioè un terzo, verranno destinati al Piemonte, quindi ci sarà anche sicurezza per quanto riguarda le preoccupazioni che Novara, ma anche tante province, avevano avanzato in questi mesi. Avremo la possibilità di avere una nuova scuola di formazione proprio in Piemonte a Civa, che inaugurerò io personalmente nel mese di settembre di quest'anno. Avremo come terzo elemento la possibilità, a partire dal primo mese del prossimo anno, di avere su 380 vice ispettori complessivi formati a livello nazionale, 70 di questi destinati al Piemonte, cioè un quinto della somma totale su 20 regioni previste. È un grosso sforzo che abbiamo fatto di riorientamento verso il nord di risorse che in passato andavano solo verso il sud. Non è facile ottenere il fatto che gli esponenti del Corpo Forestale dello Stato si fermino in Piemonte, in Lombardia e in Veneto, ma abbiamo messo nel regolamento una condizione che almeno per 7 anni devono sostare all'interno delle regioni di destinazione.